Benvenuti ragazzi, nuova emulazione tattica da parte del vostro magico Monta e questa volta parliamo del Bayern Monaco 23-24 di Tuchel, mister molto competente ma siamo sinceri anche molto fortunato, vedi la Champions con il Chelsea, vedi l'anno scorso la vittoria del campionato con l'Harakiri Dortmund all'ultima giornata. Detto questo però, lui è stato molto bravo sia con il Chelsea che l'anno scorso a entrare in corsa, che non è mai facile. L'anno scorso al posto di Nagelsmann, una stagione inizialmente per il Bayern pessima, così come nel Chelsea. Detto questo, passiamo a vedere la sua analisi tattica. Piccola premessa che vi faccio sempre per il download della tattica. Troverete un link, un blog, eccetera. Tranquilli, nessun virus, nessuna fregatura, solamente un blocco per chi non è iscritto al canale che vi porta appunto al mio canale YouTube con il tasto iscriviti. Basterà cliccare su iscriviti e chiudere quella finestra e vedrete che si sbloccherà il link Mediafire classico per il download. Quindi tranquilli, nessun abbonamento, nessun virus, nessuna fregatura, solo un'iscrizione gratuita al canale, così come gratuiti sono tutti i miei lavori che vi metto a disposizione. Detto questo, partiamo. Eccoci qua con le analisi tattica che trovate nel mio sito internet magicomontafootballmanager.it. Introduzione. Tuchel riparte inizio stagione dopo aver preso il posto al campionato in corso di Julian Nagelsmann, riuscendo nella rimonta e la vittoria all'ultima curva della Bundesliga 2022-2023 a discapito del Borussia Dortmund. I cambiamenti sono stati molti, a partire dal modulo e dagli uomini in rosa. Pavard è partito in orbita Inter e Mané per l'Arabia, ma è arrivato per esempio Harry Kane ed altri. Il vecchio mister giocava in fase di possesso prevalentemente con una difesa a 3, mentre l'ex Chelsea parte con un 4-2-3-1 e si trasforma in un 4-1-2-3, a seconda della posizione di Goretzka a centrocampo. I terzini spingono entrambi. Scopriamo però nel dettaglio l'analisi tattica della realtà e l'emulazione tattica in Foot Manager 24 ricreata da me. Costruzione. La costruzione delle azioni bavaresi parte dai piedi dei difensori centrali. De Ligt è l'uomo più arretrato tra i giocatori di movimento e spesso si prende la responsabilità di dare il via all'azione tramite passaggi corti. Upamecano o Kim che sia che gioca accanto a lui hanno toccato nel complesso più palloni di De Ligt, 79 contro 64, e ha ottenuto una percentuale di passaggi di riuscita migliore dell'olandese, 94% contro 90, ma questo è dato dal fatto che Kim me l'ho inserito entrambi per farvi capire che comunque si alternano vicino a De Ligt e effettua passaggi tendenzialmente meno rischiosi del compagno di reparto, riuscendo a trovare linee di passaggio più pulite. Perché vi ho dato questo dato? Perché è importante per capire la differenza fra i nostri due ruoli in Football Manager. Qui sotto vediamo la costruzione con i due difensori terzini che si alzano più vicini a Kimmich e i due difensori dietro e i due centrocampisti che si sono andati ad inserire nella tre quarti, anzi il centrocampista Goretzka perché l'altro è comunque il nostro uomo che gioca dietro le punte e poi ci sono i due ali larghe e la nostra punta. Come detto già ora parlandovi dell'immagine, i terzini trovano sempre più avanzati i difensori centrali e molte volte le azioni partono con passaggi verso di loro. Ecco perché il blocco sul nostro terzino destro che avanza con il pallone. Perché appunto avanzano finché possono, per poi passare il pallone in avanti oppure girarsi per far ripartire l'azione da dietro. Sviluppo. Lo sviluppo dell'azione avviene in modo molto rapido. Kimmich è il cervello della squadra. Questo pezzettino ve l'ho inserito proprio per far capire il ruolo di Kimmich nel nostro centrocampo. Il numero 6 del Bayern riesce spesso a trovare gli spazi giusti per verticalizzare il pallone verso gli uomini sulla tre quarti o allargare il gioco sugli esterni. I giocatori tendono a dialogare molto nella zona di rifinitura, triangolando il pallone con la punta o passandolo sugli esterni per poi inserirsi
in area aspettando il cross. Qui vediamo in questa immagine lo sviluppo sugli esterni, con il terzino sinistro qui che avanza palla al piede e avanti a lui c'è anche la nostra ala un po' più stretta, così come i nostri centrocampisti che si inseriscono. Di qua vediamo appunto il fraseggio con la punta che poi va lui stesso a lanciare i nostri esterni, con gli inserimenti di conseguenza centralmente del nostro centrocampista Goretzka o CCQ, comunque chi giochi con lui, per lui, e il nostro uomo dietro le punte, più l'ala dalla parte opposta. Il gioco sugli esterni ricopre un ruolo molto importante nel modo in cui il Bayern ricerca il gol. Innanzitutto i terzini avanzano, specie Davis, posizionandosi in linea con Kimmich, che vengono spesso cercati in fase di costruzione e sviluppo dell'azione. Gli esterni offensivi sono giocatori davvero bravi nel dribbling e cercano di superare l'uomo ogni volta che possono. Quando questi ali hanno il possesso della palla, tentano spesso il cross verso un centrocampista che si è inserito, oppure rientrano verso l'interno per dialogare con i compagni. Finalizzazione. I modi in cui gli uomini di Tuchel tentano la via del gol sono molti, innanzitutto sfruttando le grandi doti fisiche e le capacità di inserimento dei centrocampisti e uomo dietro la punta, come vediamo qua in questa immagine. Un altro modo è tramite gli esterni, terzini e ali, che tentano spesso di crossare la palla nel cuore dell'area di rigore. Qui sotto vediamo un cross di Davis con l'area occupata da ben quattro uomini. Anche i passanti costituiscono una grande risorsa per i bavaresi, che spesso imbucano con precisi passaggi le ali che si accentrano. Una giocata molto cercata avviene quando una delle ali si accentra in possesso del pallone e cerca il passante rasoterra a tagliare la difesa per il compagno dalla parte opposta, come vediamo in questa immagine sotto nell'emulazione tattica in Football Manager. Fase di non possesso. In questa fase il Bayer si schiera con un 4-2-3-1, poi, man mano che si avvicina alla sua area di rigore, prende la forma di un 4-4-1-1 nella sua metà campo, mentre nella pressione dentro la metà campo avversaria si dispone con un 4-2-4. Vediamo qua la pressione alta, appunto 4-2-4, grazie al nostro uomo dietro le punte che si allinea alla punta, e invece qua vediamo il 4-2-3-1 in fase di non possesso, man mano che ci avviciniamo alla nostra metà campo. Mentre qui, nell'ultima immagine, vediamo il nostro 4-1-4-1 in fase di non possesso vicino alla nostra area di rigore. Detto questo, ragazzi, passiamo adesso a vedere la nostra tattica in Football Manager. Partiamo da un gegenpress che poi siamo andati a personalizzare. Mentalità ovviamente positiva. Mette gegenpress perché, ragazzi, Tuchel, Nagelsmann, eccetera, eccetera, sono tutti mister che vengono dalla scuola Klopp, vengono dalla scuola tedesca, scuola Red Bull, quindi sono tutti stili gegenpress. Poi ogni suo allenatore ha il suo modo di sviluppare l'azione. In possesso, come ho detto, l'ampiezza comunque è abbastanza stretta perché si cercano i fraseggi. Per la lateralità, come detto, ci pensano terzini e ali. Si gioca la palla negli spazi partendo palla a terra dalla difesa e sfruttando le due fasce. In più, sulla sinistra, cerchiamo anche una sovrapposizione più spesso. Stile di passaggi è più corti con un ritmo comunque più alto. I cross sono bassi, non si cerca di portare il pallone in area di rigore in classico stile gegenpress, si affronta la difesa palla al piede e abbiamo più creatività nei movimenti nei nostri uomini. In transizione si fa pressing a tutto campo e si va in contropiede una volta recuperato il pallone, passando la palla dal portiere ai nostri difensori centrali. La nostra linea della difesa è più alta con un pressing alto al massimo, così come l'intensità di pressing, e impediamo i passaggi corti al portiere. Facciamo il fuorigioco, quindi stiamo più alti e indirizziamo l'azione avversaria sui lati. Quindi queste sono le nostre impostazioni di squadra. Per quanto riguarda le impostazioni dei nostri giocatori, abbiamo un portiere libero attacco,
Neuer perché aiuta in fase di costruzione, poi sappiamo Neuer specialmente per caratteristiche sta molto alto, lo vediamo giocare spesso fuori dall'area di rigore. Poi la differenza fra i due difensori centrali, De Ligt e Kim o Upamecano che sia, Upamecano passaggi più semplici, quindi difensore centrale classico, De Ligt, colui che è incaricato a portare avanti la palla, palla al piede, cercare passaggi più rischiosi, quindi un difensore che imposta. I nostri terzini sono il terzino destro classico su supporto, cioè che può spingere e può dare una mano prendendo anche il posto di Goretzka vicino a Kimmich. Sulla sinistra invece, quindi gli abbiamo dato un terzino classico supporto, dicendole di giocare più stretto. Sulla sinistra abbiamo Davis, colui che deve spingere sempre continuamente, esterno completo, quale abbiamo dato di allargare il gioco, dribblare di più, correre più rischi e crossare dalla linea di fondo. I nostri due centrocampisti, Goretzka, il più classico e forse uno dei più forti, se non il più forte, in circolazione di CCQ, al quale gli abbiamo dato una niente, non gli abbiamo dato niente, infatti mi sembrava, tanto per caratteristiche il CCQ ci va già di suo, avanti e indietro verticalmente nel campo. L'altro è un regista arretrato, supporto, perché come abbiamo detto è il cervello del nostro centrocampo. Dietro le punte abbiamo un attaccante di supporto, Musiala o Muller che sia. E lo abbiamo lasciato pari pari. Come gli esterni sono due ali invertite attacco. Abbiamo detto di giocare più stretto, con libertà di movimento e correre più rischi. Sulla destra, stesso discorso, ala invertita. Qui però gli abbiamo dato di stare largo, perché comunque c'è meno sovrapposizione del terzino, quindi il destro Coman deve partire più largo, e poi gli abbiamo dato comunque un corri più rischi. Davanti abbiamo un attaccante come Kane che gioca per sé e per gli altri, quindi gli abbiamo dato una punta completa attacco. L'ho spiegato ormai mille volte perché punta completa attacco quando vogliamo che faccia molto raccordo e anche comunque la finalizzazione. Con compiti offensivi la punta completa guiderà l'attacco, iniziando la nuova offensiva e creando occasioni per sé e per gli altri. Quindi questa è la nostra tattica in Football Manager. Adesso andiamo a vederci qualche partita senza spoilerare niente. Per esempio, possiamo vederci, non so, guardiamoci il 3-0 con l'Hoffenheim in trasferta. Con 20 tiri, 9 in porta, un XG di 2,15 e un possesso palla del 52%. Vediamo quello che abbiamo detto finora. Nelle immagini. Qui subito. Sané steso sul lato sinistro del campo. Adesso una rimessa laterale per noi. Kimmich prende subito le redini del gioco, poi torna sugli esterni. Vedete qui molti uomini già presenti sugli esterni, il nostro sviluppo appunto sull'esterno. Poi si torna da Kim, palla per Coman, sbagliata. Passiamo all'azione successiva. Kimmich, palla per Goretzka, prova a tagliare dentro il campo, poi Musiala recupera palla, palla per Kim che allarga subito sulla fascia per Davis. Come detto prima, provano a portare palla più possibile, se no rientrano nel campo per far ripartire l'azione. Ecco qua, quello che abbiamo visto prima, Kane incontro e tutti gli altri che si buttano dentro. Palla allargata per Coman, poi palla persa. Si parte subito comunque nella pressione offensiva alta, inducendo all'errore l'avversario. Poi Kane, anche lui, sbaglia comunque davanti al portiere. Però questo in pieno stile Gegen Press, angolo che non ci interessa. Poi
Qui è la nostra ala che va a chiudere l'azione con questo fraseggio con il centrocampista. Questo è un angolo ancora per gli avversari che non ci interessa, punizione non ci interessa, vediamo la nostra azione difensiva con l'Hoffenheim che attacca. Vedete un 4-2-3-1 per ora finché siamo sulla tre quarti. Poi, man mano che veniamo vicino alla nostra area, si abbassano sugli esterni le nostre ali. Qui addirittura Sané che è venuto a recuperare palla. Poi ripartiamo velocemente con pochi passaggi, largo verso Coman che va sul fondo e va al tiro. Anche qui un classico stile Gegenpress, angolo che non ci interessa. Vediamo un'altra azione. Ancora qua, Kimmich che viene a prendere palla dall'esterno, che ha provato a portare palla, come abbiamo detto prima, finché c'è la possibilità, poi non c'era più la possibilità, è tornato indietro. Kimmich adesso poi sbaglia il controllo, ma è lui stesso che arriva al pressing a cercare di recuperare il pallone. Cross per Weghorst, stacco di testa parato da Neuer. Altra punizione che non ci interessa, ecco ancora una costruzione. Si sviluppa sugli esterni, poi torniamo indietro per poi ritornare su Davis che porta palla finché poi e poi serve Sané. Scambia con i nostri interni che vanno al tiro parato dal portiere. Qui un'imbucata. L'abbiamo presa fra terzino e difensore centrale, che poi però è riuscito a rientrare. Ancora qui, ottima chiusura del nostro terzino destro. Queste punizioni non ci interessano. Vediamo una pressione alta che ci porta al recupero palla alto. Goretzka subito per Sané. Poi ancora Kimmich, cervello sempre presente nelle azioni, Davis che arriva fino in fondo al nostro terzino, poi invece di crossare tira in porta. Poi altro angolo che non ci interessa. Ancora una volta un'azione dell'Hoffenheim al 60esimo, alziamo la pressione portandoci a un 4-2-4, quasi un 4-1-5 perché siamo molto alti in pressione. Poi Kramaric va al tiro, parato da Neuer. Ancora un cross dagli esterni, non andato a buon fine. Ancora Davis porta palla fino in fondo, poi va il cross per l'ala opposta. Dalla parte opposta c'è il terzino che va sul fondo, cross, Coman anticipato dal difensore dell'Hoffenheim, che però mette nella sua porta. Ancora sulla destra, il nostro terzino che va sul fondo, cross. Anticipato poi Kin, se scusate, Sané la rimette dentro per Musiala, parata ancora del portiere dell'Hoffenheim. Questo è calcio d'angolo che non ci interessa. Ancora una ripartenza adesso dell'Hoffenheim. Cross per Grealish e va al tiro, grande parata di Neuer. Con una pressione alta per la costruzione dell'Hoffenheim. Tiro deviato, non è finita l'azione dell'Hoffenheim. Cross, ancora tiro deviato. Comunque, per non portare il video a dei minuti insopportabili, quello che abbiamo visto, abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere i risultati della nostra tattica. Come dico sempre, senza gestione della squadra, senza allenamento, senza turnover se non forzato per squalifiche o infortuni, e mai cambio tattico, né durante la partita né prima. Come va? Va. Supercoppa della tedesca l'abbiamo persa, ma non l'abbiamo giocata noi, perché mi dimentico sempre che quando faccio le emulazioni del
della Germania non devo partire da inizio stagione perché se no mi resta fuori la Supercoppa e le prime partite di F-Pokale. Però resta il fatto comunque che l'abbiamo persa, nonostante non l'abbiamo giocata noi. Noi partiamo dalla prima partita di Bundesliga con il Werder Brema, vinta 4-1, stesso discorso con l'Augsburg, 2-2 con il Borussia Mönchengladbach. Poi bel 5-2 con il Bayer Leverkusen, poi perdiamo le prime due partite di Champions con Lens e Arsenal, bella vittoria in DF Pokal 8-0 come 5-1 sull'Lipsia, 5-0 Friburgo e così via. Poi vinciamo 3-0 con Salisburgo, ancora vittoria in DF Pokal. Ancora vittoria 2-1 con Salisburgo, pareggio con il Lens e vittoria 5-1 con l'Arsenal, che ci porta a passare il turno di Champions al primo posto, a pari con l'Arsenal, ma avanti per sconti diretti e differenza reti. Bundesliga intanto perdiamo contro il Borussia Dortmund, è la prima partita in Bundesliga, il 4 di novembre, poi ancora vittorie consecutive in Bundesliga, pareggio con l'Augsburg, poi vittoria in quarti di finale con la DF Pokal con la Dinamo Dresden 3-0, poi ottavi di finale di Champions League, oltre alle vittorie con il Borussia e con il Leverkusen. Vittoria con il Benfica 3-2 all'andata, 3-2 al ritorno. Vittoria anche con il Lipsia 3-1 ancora in campionato. Vittoria 5-0, 5-1, 3-1 con il Borussia Dortmund. La semifinale di DF Pokal, vittoria 2-1 con il Friburgo. Quarti di finale della Champions League, diciamo 3-0 con il Manchester. Poi perdiamo 3-1 a Old Trafford, ma passiamo il turno. Poi ancora risultati utili consecutivi in Bundesliga. Semifinale di Champions dove troviamo il Feyenoord dove vinciamo 4-2 all'andata, 3-1 al ritorno. Finale di DF Pokal con l'Amburgo vinciamo 3-0, così come la finale di Champions League con l'Atletico Madrid che vinciamo 3-1. Bundesliga vinta con 87 punti e una sola sconfitta contro il Borussia Dortmund. 6 pareggi, 27 vittorie. 101 gol fatti e 30 subiti con 11 clean sheet, 101 gol fatti, ben 23 più dell'Ipsia al secondo posto. Possesso palla siamo comunque al secondo posto con il 57%, nonostante non sia una nostra priorità. Seconda squadra per tiri subiti, prima squadra per tiri effettuati con 637. Buono anche il dato dei dribbling, ma perché così è la nostra tattica, abbiamo detto che le ali specialmente tirano molto puntano molto a dribblare. Partite senza sconfitte, praticamente sono 24 partite di fila senza sconfitte, quindi dal 4 novembre in Bundesliga non abbiamo mai perso, anzi abbiamo riperso solo una partita in generale dal 1 di novembre e al ritorno con il Manchester 4-1, se vi ricordate, perché poi non abbiamo mai più perso. Vedete, 4 di novembre perdiamo con il Borussia Dortmund, poi nessun'altra sconfitta fino al 17 di aprile, ritorno indolore però perché passiamo comunque il turno con il Manchester United. Per quanto riguarda i giocatori, i risultati statistici dei giocatori nella Bundesliga, canoniere Harry Kane con 33 gol e Sané con 14. Per gli assist abbiamo Davis con 10 e Coman con 9. Per quanto riguarda la Champions, che ripeto abbiamo vinto, siamo la squadra che ha segnato di più, 30 gol in 13 partite. Per quanto riguarda i subiti, invece, ne abbiamo subiti 16 in 13 partite. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere Haaland con 14, poi abbiamo Harry Kane a 9. Per gli assist abbiamo Gnabry e Davis a 5. Altra competizione giocata da noi e vinta da DF Pokal, 23 gol in sole 6 partite, 4 clean sheet in 6 partite con 2 soli gol subiti. Anche qui per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere addirittura è De Ligt con 4 e per gli assist abbiamo Sané, Guerrero e Coman con 3. Andando sempre a vedere i risultati dei nostri giocatori generali nella stagione, 45 gol e 10 assist Kane, 20 gol e 14 assist Sané, 15 gol e 15 assist Coman,
13 gol e 4 assist Muller e 13 anche Musiala e 9, i due sono alternati dietro alla punta. Goretzka 9 gol e 12 assist, Kimmich 8 gol e 11 assist. Sempre per gli assist, buona prestazione di Davis che è a 15 insieme a Coman, quello più di tutti. Sempre Guerrero a 9, l'altro nostro terzino sinistro, sempre terzino destro Mazraoui con 8, un altro ottimo risultato. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, voi italiani o chi straniero segue con i sottotitoli questo pezzo della nostra tattica. Vi ringrazio di nuovo, vi saluto, spero che vi sia piaciuta la tattica più che per i risultati, che comunque sono ottimi, per aver visto quello che spero sempre io, la realtà, della tattica nel gioco. Vi ricordo la premessa fatta, cioè che per scaricare la tattica c'è un link, se, che può sembrare strano, del sito Unlooked, ma non è altro, non è nessun virus, niente, non è altro che un rindirizzamento al mio canale YouTube sul tasto iscriviti, dove basterà iscriversi, chiudere la pagina e si sbloccherà come sempre il download di Mediafire gratuito, quindi non c'è nessun abbonamento da quel link, non c'è nessun pagamento, niente, ragazzi, nessun virus, ragazzi, tranquilli. È solo una piccola iscrizione gratuita al mio canale, così come gratuiti sono tutti i lavori che vi porto. Detto questo, passiamo alla versione inglese per i nostri amici stranieri. Welcome guys. New tactical emulation and it's Tuchel's Bayern Munich. Premise: to download the tactic, you will be redirected via the link you will find, which is not a virus or anything else, as I have already shown you in the old videos, to my YouTube channel, where all you need to do is sign up for free, and the classic download from Mediafire will be unlocked. Now let's move on to tactical analysis, construction. The construction of the Bavarian actions starts from the feet of the central defenders. The fullbacks are always more advanced than the central defenders, and many times the actions start with passes towards them, who advance as far as they can, and then pass the ball forward or turn and restart the action from behind. Development. The development of the action occurs very quickly. Kimmich is the brains of the team. Bayern's number six often manages to find the right spaces to verticalize the ball towards the men in the attacking midfield or widen the play on the outside. The players tend to talk a lot in the finishing area, triangulating the ball with the tip or passing it to the wingers and then entering the area waiting for the cross. Finalization. There are many ways in which Tuchel's men try to score. First of all, taking advantage of the great physical qualities and insertion skills of the midfielders and man behind the striker. Another way is through the wingers, fullbacks and wingers, who often try to cross the ball into the heart of the penalty area. The passers are also a great resource for the Bavarians, who often feed the central wingers with precise passes. A much sought-after play occurs when one of the wingers centralizes in possession of the ball and looks for the low passer to cut through the defense for his teammate on the opposite side. Non-possession phase. In this phase, Bayern lines up with a 4-2-3-1. Then, as they get closer to their penalty area, they take the shape of a 4-4-1-1 in their half of the field, while in the pressure inside the half, the opposing side is set up with a 4-2-4. This is the tactic in FM24. These are the results winner. Bundesliga, DFB Pokal, Champions League, Greece.
Greetings, a Hugen thanks from your magical montar.